Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Animal Crossing. La scorsa volta siamo finalmente riusciti a trovare l'isola dei bambù. Se vi siete persi il precedente episodio potete andarlo a guardare adesso, ve lo lascio qui su nelle schede. Oggi invece siamo prontissimi per andare a vedere quali novità ci sono sull'isola e dalle immagini che vedo scorrere sullo schermo ci sono tantissime cose nuove da fare. Quindi iniziamo subito! Eccoci qui ragazzi, allora iniziamo subitissimo questa nuova giornata. Oggi è il 1º aprile, adesso ce lo dirà direttamente Tom Nook, ma l'ho anticipato. Vediamo che cosa ci dice, facciamo parlare lui. Sì, ciao a tutti, parla Tom Nook. Sono le 17:18 di mercoledì 1 aprile 2020. Prima di quest'ora non ce l'ho fatta a fare niente. A breve festeggeremo il giorno della caccia alle uova. Il giorno della caccia non delle uova, la caccia alle uova. E ciò significa che presto anche le temperature cominceranno a cambiare. Sì, questa è anche un'altra notizia importante. Come passa veloce il tempo? Quasi non me ne sono accorto. Per quanto riguarda le ultime novità, i miei collaboratori Mirko e Marco hanno aperto proprio oggi il loro negozio. Alla grande, era già in programma. Il negozio è piccolo, ma la merce cambia ogni giorno, offrendo grande varietà per migliorare la vostra vita. Ottimo. È aperto ogni giorno dalle 8 di mattina fino alle 10 di sera. Sì. Ah, quindi la sera chiude, davvero? Però se lo trovate chiuso, usate la cassetta deposito, per vendere la vostra merce. Questo è buono. Ah, un'altra cosa. Per festeggiare l'apertura del negozio abbiamo aggiunto un nuovo servizio al catalogo Nook. Ora i clienti potranno visualizzare l'elenco degli oggetti ottenuti o acquistati. Qualsiasi articolo per il pubblico può essere ordinato direttamente tramite catalogo, perciò fanne buon uso. Questa è un'ottima notizia. Detto ciò, mi auguro che approfitterete tutti della nuova bottega di Nook. Sì. Comunque, come al solito, terremo una speciale cerimonia inaugurale. Sì. Se vi va di partecipare, fate una capatina al centro servizi. Assolutamente. Per tutti i procioni. Ovviamente doveva accadere proprio nel corso di un comunicato. Sì. Ah, attendete un momento, per favore. C'è una chiamata al cellulare. Pronto? Parla Tom Nook della Nook Inc. Sì? Come? Il pacchetto Isola Deserta? Sì, ma certamente, assolutamente, sicuro. Cosa succede? E questo è tutto per il comunicato isolano di oggi. Sì. Mi sa che questo è finalmente un nuovo isolano che arriva. Scusatemi per avervi fatto attendere. Sì. Permettete che vi faccia il quadro della situazione. È qualche nuovo villagers, qualche nuovo abitante che sta per arrivare sulla mia isola. Era, diciamo, da aspettare perché, come ho detto già nei precedenti episodi, ce ne sono già due o tre che ho invitato a venire e che ancora non sono mai arrivati. Mi sa che adesso che ho ripagato il mio debito delle 98.000 stelline, c'è la possibilità di farli arrivare finalmente sull'isola. Ok, come prima cosa c'è della posta, vediamo che cosa abbiamo. Brunella mi ha scritto: cari abitanti di Elfieland, mi recherò nella vostra isola ogni domenica mattina per vendere le mie preziose rape, proprio come faceva un tempo la mia nonnina. Ok, Bruna non c'è più? E adesso c'è Brunella? Mi pare si chiamasse Bruna quella di prima. La banca di Nook ci scrive: grazie di continuare a usare la banca Nook. È un piacere fare affari con te. I tuoi interessi ammontano a 250 stelline e sono stati depositati sul tuo conto. Ok, ogni mese allora ragazzi, se abbiamo delle stelline sul conto ci vengono addebitati degli interessi, accreditati in realtà degli interessi, ci vengono date delle stelline in più. Io avevo depositato soltanto poche stelline questa volta perché le ho utilizzate per pagare il mio debito, ma più stelline accumuliamo sul conto più interessi avremo a fine mese. Questa è una cosa importante. L'ABC ci scrive: congratulazioni per festeggiare una nuova aggiunta alla tua casa, ti preghiamo di accettare questo regalo. Gli elettrodomestici sono essenziali per il tuo nuovo stile di vita, ti tornerà utile, vedrai. Ok, mi hanno fatto un regalo dall'ABC e abbiamo aperto tutto. Vediamo che regalo abbiamo avuto dall'ABC. Un asse e ferro da stiro. Ma perché mi regalano sempre queste schifezze? Che
Che me ne faccio di sta roba? Boh. L'altra volta mi hanno regalato l'appendiabiti, l'asciugabiti lì, come cavolo si chiama? Lo stendino, lo stendipanni. La mia casa è diventata più grande, ragazzi. Guardate, la stanza si è ingrandita perché ho già fatto la richiesta a Tom. Quindi possiamo ridistribuire un attimo le cose all'interno della casa per rimetterle di nuovo a posto come si deve. Utilizziamo questo sistema qui che è molto più veloce, così facciamo prima e spostiamo tutto, perché non è che poi ho così tante cose nuove, quindi ci sono sempre le solite cose da sistemare e le sistemiamo come stavano prima. Il lavello sotto la finestra, la spazzatura in quest'angolo, le piantine magari le possiamo un po' disseminare, non lo so, ma non è che siano poi un granché queste piantine. E poi c'è questo coso che ho comprato che non so neanche a che cosa serve, per la chitarra elettrica. Le cose che ho in casa sono sempre le stesse. Sui muri ho sistemato un po' di cose. Per vedere cosa c'è sui muri basta premere il tasto più, e qui ho messo un quadro di KK con la sua musica e il telefono e basta. Ok, una volta fatto anche questo possiamo andare a goderci la cerimonia di inaugurazione e poi vedere chi è arrivato sull'isola. Le cose qui sono sempre le stesse, ragazzi, sto continuando a costruire la mia staccionata strana l'ho fatta arrivare fino a un certo punto, ma poi dopo magari la continuerò in un'altra maniera. La casa dei sogni, per aver costruito un'altra parte di casa, cioè aver ingrandito la mia casa un bel po' di miglia, devo dire. Che cosa abbiamo qui sotterrato? Sarà un fossile proprio davanti casa? Che cosa strana. Bah, non me l'aspettavo proprio che ci fosse un fossile così vicino. Ah, ok, quello che volevo fare in casa è posare un po' di cose nello sgabuzzino. Vabbè, ma al momento non è che mi serva poi tanto spazio nell'inventario, abbiamo spazio a sufficienza. Oh, raga, è cambiata la stagione, guardate, ci sono i sakura! Gli alberi di ciliegio sono finalmente in fiore, mi chiedevo quando sarebbe successo. E finalmente sta succedendo. Fantastico, siamo arrivati ad aprile, c'è subito infatti anche una nuova farfalla. Ci sono tutta una serie di fauna, di animali nuovi da catturare, e questa è la prima. Graphium Serpedon. Sarpedon. Bah, ok, nomi addirittura scientifici per i nuovi insetti che sono arrivati. C'è un elenco di nuovi insetti e nuovi pesci disponibili questo mese. L'ho pubblicato su Instagram grazie all'aiuto di una pagina Instagram di AC Daily. Sono bravissimi veramente, pubblicano delle cose fantastiche come aggiornamenti e curiosità e novità su Animal Crossing, quindi andateli a seguire se non li seguite ancora. Qui ci sono i miei germogli di bambù che continuano a crescere. Benone, direi che tutto sta procedendo per il meglio. Chissà Brunella dov'è? E nel frattempo Piumardo vuole parlarmi. Allora, vogliamo allenarci nelle emozioni? Sì, quando provo gioia, ad esempio, e il tuo corpo inizia a muoversi da solo come adesso. È un po' strano forse, ma a me piace esprimere meglio le mie emozioni in questo modo. Se vuoi allenarti con le emozioni, per conto tuo, premi ZR. È divertente provarle e fanno benissimo al cuore. In effetti non le ho ancora mai provate. Pare che adesso le sto imparando da lui. Adesso posso stare le emozioni, in questo modo potrei esprimere i miei sentimenti. Fantastico, ancora non potevo. Ok, quindi subito delle nuove miglia. Quindi adesso ci emozioniamo anche. Dominare le emozioni. 300 miglia per noi. Mica male, mica male. Ok, raccogliamoci i soldi che avevo fatto crescere su quest'albero. Le mie palme continuano a crescere, queste qui sono completamente fiorite. Ed ecco subito una nuova cosa, ragazzi. C'è un nuovo personaggio che ci è venuto a far visita. Questa qui si chiama Sahara ed è quella lì che vende i parati. Ciao, io mi chiamo Sahara perché questo è il nome che porto da quando porto in giro i tappeti. Porto questi tappeti casa mia, che è molto lontana, per aiutarti ad abbellire casa tua, che è vicina. Ho tappeti piccoli, tappeti grandi e tappeti di tutte le altre misure. Scoprirai, aspetto dopo acquisto. Ah, ho anche misteriosi pavimenti e carte da perati.
Tanta sorpresa avrai nel vedere l'oro. Cosa vuoi comprare? Un tappeto, carta misteriosa, pavimento misterioso. Compriamo un tappeto. Ecco, un tappeto per comprare. Di che misura lo preferisci? Piccolo costa 1000, medio costa 1500, grande 2000. Alla faccia! Io direi medio, può bastare per il momento, la misura preferita di me. Ora prego, accetto il pagamento di denaro. Si prende i soldi prima di farmi vedere il tappeto? Ok, perché mi sa che è a sorpresa, non me la ricordavo questa cosa. Prego di apprezzare il nuovo tappeto per tanto tempo. Regalo coupon come ricompensa ai genti buoni che comprano tappeti buoni. Se raccogli 5 coupon, puoi scambiarli per misteriosa carta da parati o misteriosi pavimenti. Siccome che hai comprato tappeto medio, allora ti do 2 coupon. Grazie, amica. A saperlo lo compravo grande. Spero che comprerai ancora. Lasciati tentare dai coupon. E lo farò, lo farò. Ok, abbiamo avuto un tappeto misterioso e 2 coupon di Sara. Adesso. C'è una cavalletta. Dove vai? Dove vai? Mi è scappata, mi sa. È scappata velocissimo, ragazzi, perché mi sono fiondato come un pazzo incosciente per provare a prenderla. E va bene, questa qui mi è scappata stavolta. Vediamo Brunella invece dove si aggira. Dovrebbe essere anche lei in giro per l'isola. Qui però c'è un palloncino, raga. Non me lo posso far sfuggire. Io di solito per sparare i palloncini cambio l'inquadratura così. Così riesco ad essere un po' più preciso. Vediamo che cosa abbiamo trovato. Sembrava un palloncino speciale. Set pallo caccia all'uovo 1. Ok, impariamo. Possiamo costruire qualcosa. Perché c'è l'evento della caccia all'uovo. Fantastico, ora so come realizzare un set pallon caccia all'uovo 1. Non so cosa sia. Andiamo a vedere nei miei progetti così. Ah, ok. Ci sono dei palloncini che credo possano. Uovo terrestre. Uovo frondoso, uovo celeste. Ok, possiamo trovare le uova, penso, in diversi modi. In cielo, con i palloncini, uovo frondoso dagli alberi, uovo terrestre, magari sottoterra, mi sa che è così. E qui c'è subito un altro palloncino, ragazzi. E qui ce n'è ancora un altro. Mi sa che i palloncini saranno tantissimi in questo periodo. Quindi possiamo, ecco, abbiamo trovato subito un uovo celeste, infatti. Ecco, già un primo modo per trovare le uova. Qui ci sono invece le pere che sono cresciute finalmente dal mio albero di pere che avevo piantato dopo averlo trovato. Questo qui cade in acqua e va bene. Nel frattempo, mentre il palloncino arriva, do uno sguardo se c'è Brunella in giro. Qui c'è un uovo in bottiglia, chissà, o qualcosa che comunque ha a che fare sempre con le uova, ragazzi. Ci diamo subito una sbirciata. Bottiglia, messaggio uovo. Boboing, ecco uno schema fresco fresco solo per te. Cosa sarà mai? Quale oggetto servirà a realizzare un mistero? Raccogli delle uova e mettiti al lavoro. Sbiriboing, tipo. Ok, è veramente tutto molto strano e stanno succedendo tantissime cose tutte insieme, ragazzi, perché avevo veramente tantissime cose in sospeso e le stiamo facendo tutte nello stesso episodio. Mamma Panda, pavimento caccia all'uovo. Abbiamo imparato un nuovo progetto per la caccia all'uovo che sta per essere scoperta anche da me sulla mia isola. Nel frattempo ci mettiamo alla ricerca di Brunella prima del coniglio della caccia all'uovo. O comunque chiunque incontriamo per primo ci parleremo e vedremo che cosa ci riservano. Brunella, neanche l'ombra, ragazzi. Qui c'è di nuovo Sara. Forse Brunella me la so persa? Quando è che diceva che c'era Brunella in giro? Boh, non lo so. Ok, da queste parti niente, quindi continuiamo ad esplorare da quest'altra parte. Guardate, c'è l'albero delle uova boscose, come si chiamano? Frondose, frondose. Quindi scuotendo gli alberi possiamo avere quest'altro tipo di uova che ci possono servire per craftare questi oggetti. E qui c'è da piantare un albero di stelline e lo facciamo al volo prima di perdere altro tempo con altre cose, perché ci sono veramente tantissime cose nuove, ragazzi. Ok, adesso ho tirato un sacco da 10. E
e sotterriamo il sacco, cioè da 1000, e sotterriamo il sacco da 10 e facciamo questo investimento sul futuro. Non è che Brunella è tipo al piano di sopra e ci sono nuovi progetti da imparare? Guardiamo, diamo uno sguardo sopra mentre passiamo da qui. No, non mi sembra. Qui ho piantato questi bellissimi alberi, questi cipressi, credo siano cipressi diversi. Sempre per cercare di dare un senso alle decorazioni della mia isola. Vediamo se da questa parte. Nel frattempo mi raccolgo, mi inizio a raccogliere qualche uovo, ragazzi. Se da questa parte c'è Brunella, ma non credo. Mi continuo a raccogliere uova frondose, che saranno sicuramente utilissime quando incontrerò quel dannato coniglio che non so dove si sia ficcato. Per il momento sembra che non ci sia. Eccolo qua, ragazzi, il coniglio maledetto, l'ho trovato. Di Brunella invece neanche l'ombra. Quindi continuiamo a cercare qui su e troviamo questa cosa nella bottiglia. E per il momento sembra proprio che non ci sia nulla. Allora, vediamo che ci dice questo maledetto, perché ho paura anche che si sposti magari altrove. Nel frattempo lo devo cercare di nuovo. Boing, sbiri boing. Ecco perché c'erano scritte quelle cose strane in quel messaggio che ho trovato nella cassetta delle lettere. Oppure cos'era? No, nella bottiglia. Adesso che mi hai trovato, lascia che ti rivolga il mio saluto più gioioso. Sono un coniglio portafortuna, Ovidio, e il mio nome è ballare, la mia passione. Sbara boing! Ah, ne ha per tutti i tipi di queste espressioni strane. E ora tanti applausi, grazie, tanti sì! Gioia e tripudio, che felicità! Tu sei qui e io sono qua per parlarti della mia più gioiosa festività. Ma sta parlando in rima o sono io che sto capendo male? Lo so cosa stai pensando, no, questo non è un costume. Quindi vedi di non ficcanasare troppo, ok? Non ti tocco, amico. Orsù, diamoci dentro. La caccia all'uovo e ormai alle porte, gioia e tripudio. È giunto il momento di divertirsi. Uff, c'è ancora così tanto da organizzare. Speriamo si tenga impegnato per un bel po'. E indovina un po', Ovetto. Questo coniglio, Ovetto, come dice Poketonks? Siamo diventati Tonks? No, purtroppo no. Questo coniglio balzelloso ha un segreto speciale da condividere con te. Sei pronto? Boing, ecco qua. Il mio piano vo' a svelare, giunto il tempo di cacciare uova o aiosa, non so che, uova qui, uova là, dove si nasconderanno? Loro non te lo diranno. Tutto chiaro? Sì? No? Forse? Ok, proviamo così. Ci sono 6 tipi di uova nascosti per tutta l'isola. Quindi, mio orgoglioso vetto, tu dovrai andare a cercarle per poi portarle qui da me, il tuo amico saltellante. Ma attenzione, le mie uova non si trovano all'interno di edifici? No, no, sono nascoste all'aperto. Ah, ok. Controlla sugli alberi, tra le rocce, perfino in acqua. Scruta i cieli e guarda a terra, questo è il mio consiglio. Ecco. E poi ho qualcosina di gioiosamente balzelloso per te che. Boing, anzi, Baboing, aspetta un attimo, hai le tasche piene. Vieni a parlarmi quando sarai alleggerito un po', ma ricorda di farlo entro la fine della giornata. Assolutamente, amico, buttiamo subito qualcosa a terra. Anzi, questo qui nel portafoglio. Questo qui lo impariamo subito. Sì, da Felix, non so che cosa. Tavolo di pietra, niente male. Questo me lo costruisco poi più avanti per casa mia. Fantastico, tavolo di pietra. E parliamo col coniglio. Boboing, ma guarda chi c'è. Ah, hai spazio nelle tue tasche. Bene, ecco a te, finalmente. Un progetto fantastico. È lo schema fai da te per un letto caccia all'uovo. Lo puoi realizzare con le uova che trovi. E ora un grande annuncio. Ti piacerà da matti, già lo so. Ho nascosto degli schemi a tema ispirati a questo grandioso evento in giro per l'isola. Man mano che ci avvicineremo al giorno della caccia all'uovo, io nasconderò sempre più schemi. Se trovi tutti questi schemi fai da te e realizzi i relativi articoli, riceverai uno spettacolare regalo da me. Cavolo, raga, mi devo dare da fare. Sparaboing, sparaboing! Credi a me, sarà la caccia all'uovo più fantastica che sia mai esistita.
Ok ragazzi, mamma mia, quante cose. Abbiamo parlato con Sara, che per noi è un nuovo personaggio, che viene in determinati giorni della settimana soltanto, e poi abbiamo trovato finalmente il coniglio di Pasqua. Adesso facciamo l'ultima cosa, secondo me, se ci riesco, la cerimonia inaugurale con Tom per vedere, la costruzione del nuovo edificio, cioè il negozio. Quindi ce lo andiamo a vedere. Anzi, facciamo una cosa. Siccome c'è da fare la cerimonia del negozio e c'è anche da fare il benvenuto dei nuovi abitanti, che secondo me sta succedendo però già adesso. Salve, salve, Elfio. La tua casa è più grande ora, eh? Un po' di spazio in più non fa mai male, dico bene? A questo punto non ci resta che affrontare la prossima questione. Il costo dell'ampliamento fanno esattamente 198.000 stelline, sì. Ah sì, per i pagamenti puoi usare comodamente lo stellomat del punto Nook come in passato. E come sempre è un enorme piacere averti come nostro stimato cliente. Sì, come sanguisuga e non sei altro. Sì. Ok, non stava succedendo. Quindi, lì c'è qualcosa di bello, tipo mazze da golf e mini golf, come un vero manager, perché adesso ha più spazio perché i suoi due colleghi. Anzi, i suoi due dipendenti si sono aperti il loro negozio in proprio. Allora, stavo dicendo che l'inaugurazione del negozio, l'esplorazione del negozio e magari qualche altro tipo di ricerca ce la riserviamo per un nuovo episodio. Poi ci sarà il nuovo episodio nel quale andremo a caccia di uova e vedremo come restituirle a Ovidio e ottenere le ricompense. Per il momento vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Animal Crossing e come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, lasciarmi un commento a questo video e spaccare quel pulsante like. Ciao!